Il 2020 è stato un anno incredibile. A tutti è sembrato di essere catapultati in un romanzo distopico, è accaduto l'inimmaginabile. Ricordate quando, in un discorso del 1992, la regina Elisabetta definì proprio quell'anno Annus Horribilis? Avesse saputo allora cosa sarebbe accaduto quest'anno. Ma il 2020 volge al termine. I fatti accaduti ieri saranno la storia di domani. Ripercorriamo insieme i fatti salienti a cui abbiamo assistito durante quest'anno indimenticabile in ogni suo aspetto. Già dalla fine del 2019 si parlava timidamente di un ceppo virale proveniente dalla Cina, che incuriosiva ma non destava eccessive preoccupazioni. Il 23 gennaio la cosa inizia a farsi più seria. Le prime pagine dei quotidiani titolano così: messa in quarantena la città di Wuhan, in Cina, a causa del Covid-19, nuovo virus ancora poco conosciuto. Si trattava della quarantena più grande della storia per estensione e numero di persone coinvolte. Ma non sarebbe passato molto tempo prima di capire che di lì a poco sarebbero stati chiusi interi continenti. Inizia così. Il 26 gennaio un altro fatto sconvolge il mondo. Muore un dio dell'Olimpo del basket mondiale, Kobe Bryant, precipitato e deceduto durante un viaggio in elicottero insieme alla figlia Gianna e altri 7 passeggeri. Nessun superstite. Il cordoglio copre tutto il mondo, in lutto per un uomo destinato a diventare leggenda. Il mese di febbraio si apre con la data palindroma 2022020, evento poco comune che accadrà poche altre volte in questo secolo. Pensate che in questo millennio ci saranno circa 30 altre date palindrome, per la successiva bisognerà attendere fino al 3001. Ma febbraio è anche il mese in cui si scatena ufficialmente l'epidemia da coronavirus in Italia. Dal 23 febbraio le notizie sempre più frequenti di sospetti casi di coronavirus e contagi imporranno lo stop al Carnevale di Venezia. Una doccia fredda per tutti, un evento straordinario, e da lì abbiamo capito di esserci dentro anche noi. E non avevamo affatto torto. A marzo tutto comincia a diventare tristemente reale. Il 9 marzo il presidente del Consiglio Conte parla alla nazione tramite un'edizione straordinaria. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Io resto a casa, Italia zona protetta. Queste furono le prime dichiarazioni del Premier per tentare di tenere sotto controllo l'epidemia che aveva ormai irrimediabilmente travalicato i confini cinesi. L'Italia entra in quarantena e l'11 marzo dall'OMS arriva la notizia ufficiale: ci troviamo in una pandemia. Sarà un anno ricco di momenti simbolici, uno di questi è l'immagine in diretta di Papa Francesco il 27 marzo in una piazza San Pietro vuota, al tramonto di un giorno bagnato e coperto dalle nuvole, in preghiera a nome dell'umanità in ginocchio. Un silenzio assordante riempie il colonnato del Bernini, insieme al pontefice soltanto il crocifisso che, secondo la tradizione, salvò nel 1500 la città dalla peste. Una piccola curiosità, il 29 dicembre di quest'anno Papa Francesco è stato nominato vincitore della migliore performance dell'anno dalla celebre rivista Art Tribune, proprio per questo momento altamente suggestivo. Sebbene il termine performance possa far storcere il naso, questo riconoscimento ha elevato allo stato ufficiale di arte questo momento particolarmente memorabile. Una notizia il 25 maggio rompe la monotonia narcotizzante del flusso informativo, fatto di dati sulla pandemia. A Minneapolis viene ucciso George Floyd, afroamericano, arrestato dalla polizia, immobilizzato e ucciso dall'agente Derek Chauvin. Questo fatto scatenerà le proteste contro l'abuso di potere e il razzismo che porteranno al fermento del movimento Black Lives Matter per tutto il successivo mese di giugno e oltre. L'estate passa, ma non passa inosservato l'impatto ambientale che i dispositivi di protezione individuale iniziano ad avere, aggiungendosi a tonnellate di plastica e contribuendo all'inquinamento del pianeta. E di ambiente si continua a parlare. Alluvioni in Nepal, caldo record nell'Artico e l'uragano Anna in Texas si aggiungono alla serie di sfortunati eventi del 2020. Il 4 agosto un'altra catastrofe colpisce il mondo, si verifica un'esplosione al porto di Beirut. Tonnellate di nitrato d'ammonio fanno oltre 200 vittime e 7.000 feriti. Un disastro industriale che conferma ancora una volta il 2020 come annus horribilis. Il 21 settembre si parla invece di politica. Gli italiani hanno votato sì al referendum costituzionale confermativo relativo al taglio dei parlamentari. Con la vittoria del sì entra in vigore la riforma sul taglio dei parlamentari approvata dalla Camera lo scorso ottobre. Il numero dei deputati passerà da 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Il mese di ottobre, dopo un periodo di relativa calma nei mesi estivi, fa registrare un rapido aumento della curva dei contagi in Italia. Ospedali e pronto soccorsi sono in affanno. Il Premier continua a sottolineare la gravità della situazione. Insomma, la strada per vincere la battaglia contro il coronavirus è ancora in salita. Il 3 novembre è poi stata la volta delle elezioni presidenziali americane. Joe Biden vince contro il presidente in carica, Donald Trump, portando con sé la neo vicepresidente Kamala Harris. Il 46esimo presidente eletto inizierà il suo mandato il 20 gennaio 2021.
L'8 dicembre tutto inizia a sembrare più luminoso. La vittoria in tempi record sembra vicina. Inizia la vaccinazione in Occidente. Il Regno Unito apre la strada. Margaret Keenan è la prima vaccinata, mentre il secondo è William Shakespeare, piacevole caso di omonimia dall'alto valore simbolico, come a dire ci sarà da ricordare un altro William Shakespeare nella storia britannica. Avanti fino al 19 dicembre. La novità è la cosiddetta variante inglese del Covid, mutazione del virus più trasmissibile di quanto non lo fosse prima. La notizia allarma non poco il resto del mondo e diversi paesi, tra cui l'Italia, il 20 dicembre, decidono di sospendere i collegamenti aerei con il Regno Unito, scatenando una nuova ondata di panico. La vigilia di Natale porta un regalo sotto l'albero d'Europa, si parla di Brexit. Già dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non era più uno Stato membro dell'Unione Europea. Soltanto alla vigilia di Natale si riesce però a raggiungere il tanto agognato deal che regolamenterà la definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il 27 dicembre è forse uno dei giorni migliori di un sofferto 2020. Arriva il fatidico V-Day. Parte ufficialmente la campagna di vaccinazione in Europa e in Italia. Il vaccino, prodotto e diffuso in tempi record, arriva come il regalo più bello. È l'inizio della fine dell'incubo? Queste le notizie dall'Italia e dal mondo. Ma cosa è successo vicino a noi durante quest'anno? Ecco alcune delle più importanti notizie e fatti accaduti nella nostra isola dalla redazione Secret Press. Il 9 marzo, dopo l'ormai famosa edizione straordinaria di Conte e la dichiarazione di un imminente lockdown, un'ondata di quello che sembrerebbe panico di massa, o perlomeno così veniva raccontato dai media, scatena la fuga in treno dal nord. Diversi siciliani sono infatti rientrati al proprio domicilio per paura della pandemia e nell'incertezza di cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Cominciano così una serie di accuse nei confronti di chi rientra, irresponsabili, codardi, assassini. Queste le parole rivolte a chi sceglie di tornare a casa. Chi aveva ragione, chi torto. Ad aprile ci spostiamo in provincia di Enna. Arriva la notizia di un focolaio di coronavirus in un centro specializzato nell'assistenza delle persone fragili a Troina. Più di 100 casi positivi al Covid nella struttura e la provincia ennese fu dichiarata zona rossa. Successivamente, il 7 ottobre, la struttura sarà colpita da uno scandalo. Una donna disabile positiva al Covid fu vittima di violenza da parte di un operatore sanitario e rimase incinta. L'uomo sarà poi arrestato. Il 3 ottobre, in Sicilia, si parla del caso Gregoretti, nave della Guardia Costiera con oltre 100 migranti a bordo, a cui fu negato lo sbarco, nel luglio 2019, dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. Il 12 dicembre si è poi tenuta a Catania la seconda udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio. Il caso, che ha fatto parecchio parlare, è ancora aperto. Il 17 dicembre arriva una buona notizia. Liberati 18 pescatori sequestrati in Libia per 108 giorni. Approdati il 20 dicembre al porto di Mazara del Vallo, si chiude l'incubo dei nostri conterranei, sequestrati dal governo del generale libico Haftar e trattenuti a Bengasi dalle autorità libiche con l'accusa di aver violato le acque di competenza libica. Il 22 dicembre alle 21:27 la terra trema in Sicilia. Si verifica un sisma nel Ragusano di magnitudo 4.4, avvertito quasi in tutta la Sicilia e oltre. Insomma, una fine 2020 a dir poco movimentata. La terra, seppure non in Sicilia, continua a tremare nei giorni successivi. Il 29 dicembre un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce il territorio croato, causando danni e mietendo purtroppo vittime. Potete leggere questi ed altri articoli sul sito sicrapress.it. Vi abbiamo raccontato i principali avvenimenti di un anno surreale, i dolori ma anche le gioie di un periodo che ci segnerà profondamente. Vi auguriamo un felice 2021, ci auguriamo tutti di andare avanti, ricordando quest'anno come uno dei più difficili, un anno che ci ha messo alla prova, ci ha spaventati, ci ha fortificati. Il nostro augurio per l'anno che arriverà è quello di ritrovarci ancora qui, ma soprattutto ci auguriamo di raccontarvi finalmente delle buone notizie, perché, dopotutto, domani è un altro giorno. As soft as that ocean blue, falling in, learn to swim like I never knew.